chiaro? Allora, siamo su Hopkins Kill Racing e siamo a Beaver Creek Super G, ragazzi. Gara assolutamente da vincere. Perché lo sapete che in discesa libera e in Super G sono le mie due gare favorite, cioè sono le due specialità favorite. Però il Super G di Beaver Creek è sempre complicato, eh? Infatti già è un brutto rischio subito. Siamo secondi nella generale, ma io devo vincere almeno una coppa assoluta. Per voi, ragazzi, perché so che voi amate questo gioco e mi fa tanto piacere. Questo è un gioco no di nicchia, di super nicchia. Però voi ci siete e questo mi fa gasare, questo mi fa venire voglia di stare sul tubo. Queste piccole cose qua. Leggere un commento, amo questo gioco, mi gaso proprio. Però abbiamo un vantaggio molto basso, solo 8 millesimi. Sarà dura vincerla, questa, lo dico già. E non siamo partiti bene, ho fatto 2-3 errori, ho toccato la porta, ho perso un po' di velocità e non va bene. Do not bene, proprio in inglese puro. Qua mi sono un po' ripreso. Ultimo salto. E andiamo a chiudere questa gara a Beaver Creek. Speriamo bene, porca troia. Scusate il francesismo. Beh, ho recuperato tantissimo nella seconda parte. Ciao Benjamin Reich, ciao. Secondo però. Ranking, overall ranking. L'overall ranking mi viene vicinissimo a Benny. Mi viene vicinissimo a Benny, ma chiaramente non basta perché è tutto, me la gioco tutta nello slalom gigante. Però siamo forti, abbiamo dei parametri importanti. Val d'Isère, discesa libera. Una discesa che di solito rompe un po' i maroni, eh? Nel senso, sono quelle gare che sono favorito, come sempre, che in libera sono favorito, però può sempre succedere qualcosa. Comunque il tempo è buono, questo è importante, e andiamo, ragazzi, tutti insieme per un sogno. Vincere a livello massimo, a livello simulazione, questa benedetta Coppa del Mondo di sci alpino. Dai, come? Siamo partiti bene. Ecco, appena detto. Presa curva, presa non male, malissimo. Molto male qua, molto male. Brutto primo intermedio che forse non sono neanche primo. Speriamo. E infatti. Io purtroppo non sbaglio, nel senso, ho visto subito che mi ha fatto male. Non possiamo perdere punti da Reich in libera, porca troia. Se lo farò una seconda parte, perfetta, una seconda parte da fenomeno. Dai, come tira fuori i coglioni, porca troia. Scusate il francesismo, ma ogni tanto ci sta. Poi siamo in Val d'Isère, quindi se non spariamo i francesismi qua, dove ce li spariamo? Bravo, come? He's in the lead. World class, simply world class. Dai, come tira fuori dal cilindro una prestazione, mamma mia, qua è scritto tutto, però è porca trotas. Mamma mia, quanto anche qua stavo sbagliando. Vedi, basta un attimo, sembrano facili anche le libere, i super G, ma non lo sono, è che per fortuna qua me la cavo. Dai come, simply world class, simply. 1,50, ma... Madonna, Benny Reich però è sempre secondo. Questo mi sta fregando. Ragazzi, siamo primi nella generale, ma adesso andiamo a Madonna di Campiglio. Sapete la meta del Cume, dove è andato per anni e anni e anni. Dove ha fatto questa gara, l'ha fatta, veramente. Ha fatto delle gare qua, quindi... qua sono in casa, in Italia, in capo. Questa è la mia vera casa, cazzo, Madonna di Campiglio. Più ancora di Venezia. Infatti c'è il Cumenda campigliese o campigliano. Però purtroppo la realtà è un po' diversa dai videogiochi. Devo fare punti, però non devo inforcare assolutamente. Siamo primi nella generale, ragazzi, qualcosa di epicus. E Reich poi è fortissimo anche. È un polivalente Reich, è stato un fenomeno, bene Reich. Siamo molto indietro chiaramente, ma dobbiamo finire assolutamente la manche. Anche un punto o due possono
fare la differenza, tutta la differenza del mondo, ragazzi. Ultima parte veramente lentissima. Ho preso veramente male le curve. Linea bruttissima. Chiude infatti a quasi 9 secondi, mamma mia. 22esimo. Vai, second mash. Dai, come? Dai, come regalaci una prestazione degna, degna di questo nome. Very nice. You can hardly do better. Però sono, è lo slalom gigante dove devo fare la differenza, lo so. E sarà anche la prossima gara, penso, in Val d'Isère, se non ricordo male. Third rank for now. Mamma mia, che disastro. Perdo altre posizioni, probabilmente. Finirò a un punto. C'è niente da fare. Lo slalom per me è proprio utopia pura. Nel gioco, in realtà, era la mia favorita. Dopo non riesco a prendere le linee giuste. Se le prendo strette, inforco. Fiori. Questo è il vero problema. Beh, qua ho fatto veramente cose turche. Vabbè, chiudiamo. 24esimo, 7 punticini. Beh, Raik non sta facendo bene in slalom, per fortuna. Torniamo secondi. Ecco, qua, Fiori. Qua ci giochiamo veramente il titolo. Adesso abbiamo lo slalom gigante in Val d'Isère. E qua devo stare davanti a Rai. È qua che devo stare davanti a Benny, porca di quella vacca schifosa. Vai. Yes, yes, it's in the lead. Questo devo sentire. Ecco, già ho rischiato tutto. Mamma mia. Già ho perso terreno prendendo la cosa, la porta non bene. Dai, come tiraci fuori la prestazione che solo tu sai fare. Yes, it's in the lead. Bravo, Kuma, bravo. Vai, Kuma. No, qua ho sbagliato completamente. Sono fuori dai primi 5 anche, non niente, cioè non riesco a inventarmi neanche un podio nello slalom gigante, porca vaccona. Troia, almeno dei primi 5 neanche, proprio niente. Seconda parte positiva, però non basta, non basta, non basta. Va bene. Quarto invece, dai. Grande, guai, che Benny Reich primo. Benny è primo, quel figlio di puttana. Quinto. Benny Reich, purtroppo, nello slalom gigante, è una bestia. Vabbè, vediamo. A finire quinto sarei contento, comunque. That's really very precise. Very precise. Dai, come dai, cazzo, ve la devo una vittoria nella generale, cazzo. Assolutamente ve la devo. Ah, malissimo, malissimo. Vado fuori anche dei primi 5, ho paura. Sì, male, 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 Beppe. Male, 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 eh. Sto sciando proprio da culo nella seconda manche, niente da fare. Niente da fare, dai, cazzo, porca mignottona. Uff, qua ho rischiato veramente tanto. Qua becco la porta. Fuori linea, malissimo, malissimo. Vado fuori anche dei primi 10, ho paura. Disastro totale. Nono posto. Reich secondo. Reich secondo, però sto perdendo punti adesso, eh. Super G in Val Gardena. Dopo il Super G in Val Gardena facciamo un over alla ranking e vediamo come siamo messi. Ormai sono al massimo. Uff, Madonna, quanto è dura. Oh, quanto è dura.
Vai, come queste le dobbiamo vincere tutte. In discesa libera e super giro dobbiamo vincere tutte. Non ci sono né santi e né madonne. Però che il super giro in Val Gardena è sempre stato uno dei miei punti deboli. È il super giro che ho vinto meno in carriera. Comunque ha tante curve cieche o comunque porte molto ravvicinate. Tutti punti stretti, anche tanti, tanti salti. È un super G complicato. Bravo, dai, stiamo andando benissimo, mi sembra. E invece no. Siamo secondi. Porca di quella schifosissima. Adesso devo tirare al massimo. Devo anche rischiare. Madonna, sei dura però. Che cazzo, madonna del signor. Madonna quanto sto rischiando. Buono, Kume. Seconda parte magistrale. No, adesso... Ah! Non l'ho anticipata. Stare zitto però, porca loca. Secondo. Val Gardena è così. Però sto davanti a Raika, almeno quello. Devo guadagnare 40 punti però. Ranking. 7.31 a 6.77. Vediamo lo Jai, lo slalom gigante ad ore in Svezia. E qua, ecco qua, se, no, è qua che dobbiamo stare davanti. È qua che dobbiamo stare davanti al merdoso. Vai. Vai ragazzi, siamo qui in Sweden. Vai come no. Vai, vediamo il world class, simply world class. Vai come no, regalaci un acuto. Regalaci l'acuto, come regalacelo, carca miseria. Basterebbe vincere qualche gara qua. Ah, vabbè, ma adesso dimmi cosa ho sbagliato per essere così indietro. Beh, va bene. Come stai calmo? No, ho sbagliato il tasto, ma porca puttana. Sono con la tastiera, ragazzi, no, con il joystick. Malissimo, malissimo. Ho paura anche quest'anno, la Coppa di Generale sarà un'impresa. Beh, però sempre primo, like, dai, cazzo. This strong crosswind will give the skiers a hard time. Sempre prima sta merdaccia. Non riesco a recuperare qualcosa, ma la vedo un po' improbabile. Perché lo slalom ci sta, Fio, anche perdere lo slalom là, vabbè, una su tre, una su quattro ci sta. Ma è qua che dovrei fare più punti, cioè... E invece non ce la fo... non riesco a prendere le linee giuste, ce ne sbaglio tante. Se riesce a vincere almeno, secondo me con due gare vinte, qualche podio, vinco io la generale. Vabbè, primo era chiaro, vediamo di guadagnare qualche posizione, speriamo, decimo. Dai. Siamo là, perdo, e qua perdo troppi punti. E dove li guadagno io, ne guadagno pochi. Oh, già, ecco, finiamo con lo slalom gigante di Adelboden. Mancano ancora tante discese libere, però è super G. Tempo di recuperare ce l'ho. La porca puttana, regalatemi un successo qua. E 81%, va a cagare come. Dai, come regalaci la prestazione. The prestation proprio, nell'inglese
e ha contraddistinto il Cumene questi anni su YouTube, sul tubo. Simply world class. Sbagli, sono a 3 secondi, però world class. E via da del Boden. Adesso, ma guarda che è incredibile. Per adesso dimmi, cioè, ditemi voi dove sto sbagliando, porca di quella vacca. Ma questo gioco in confronto, ragazzi, cioè, qualsiasi gioco è facilissimo. Più anche Fallout a livello sopravvivenza in confronto è un gioco, è un gioco facilissimo. Cioè, se vinco questa generale prima o poi, penso che mi ubriaco per 70 anni anche se sono astemio. Oh, gara anche pulita, ma fuori dei primi 5. Tredicesimo addirittura. Va bene. Vai. Ada del Boden. Cosa brutta che non sbaglia mai Raik, cioè che non va fuori mai, cioè quello che è un po' rompe il cazzo. Ragazzi, ho bisogno del vostro tifo. Dai, Comendone, regalaci un sogno. Amazing. No, ecco, questa gara non capisco perché non riuscire a stare tra i primi 5. Non mi sembra di fare sbavature incredibili, sinceramente. Buono, nella seconda manche positiva. Forse riesco ad arrivare decimo, speriamo. Speriamo. Niente, tredicesimo sempre, per fortuna. Raik addirittura nono. Questo è positivo. Non ho perso troppo in questa gara. La prossima sarà discesa libera a Vengen, e qua dobbiamo vincere. Overall ranking, come sempre, secondi a 723. Abbiamo circa 120 punti, però. 120 punti sono tantini. Vabbè, speriamo bene, raga. Sotto il comandone veneziano ho bisogno del vostro tifo per cercare di portare a casa sta benedetta Coppa del Mondo generale. Raga, un saluto dal comandone sciatore veneziano. Ciao! PS, Giorgio Roggio, però, è il numero 1.